Siamo in compagnia con l'avvocato Pierluigi Serra dell'associazione Ius Sardinia, che afferisce con, insieme all'ERSU, per un progetto che è appunto sportello consulenza affitti, uno sportello che rientra all'interno dell'attività dello Students Job, e proprio con lui cercheremo di capire quali sono le regole per verificare i contratti per gli studenti. Abbiamo creato questo servizio per gli studenti universitari di Cagliari in collaborazione con l'ERSU, con la mia associazione Ius Sardinia, per fornire una consulenza di tipo legale agli studenti che hanno necessità di avere appunto un supporto di tipo giuridico nell'ambito delle locazioni. Quindi abbiamo ritenuto che gli studenti universitari finora erano troppo soli nel mondo delle locazioni, nella selva delle locazioni a Cagliari, e quindi riteniamo che sia utile questo servizio qui. Gli studenti possono contattarmi via mail, prendere un appuntamento con me e chiedermi le consulenze. Arriva l'estate e anche l'occasione per cercare la casa. Un primo problema che si trovano è quanto deve durare questo contratto. C'è un limite a questa durata? Allora, gli studenti universitari hanno diritto ad avere un contratto di locazione di tipo abitativa di natura transitoria, che può durare da un minimo di 3 mesi a un massimo di 1 anno, 2 anni. Solitamente i proprietari di casa e gli studenti hanno bisogno di un contratto che dura da 12 o 10 mesi. Il contratto poi può avere al suo interno una clausola di rinnovo automatico che prevede che lo stesso si rinnovi tacitamente senza bisogno di ulteriori formalità. Qualche volta capita che uno studente sia fuori sede e si trasferisca a Cagliari. È necessario cambiare la residenza? No, assolutamente no. La residenza rimane quella anagrafica, cambia semplicemente il domicilio, ma è solo un fatto giuridico, un fatto naturale, cambia semplicemente il domicilio. E per gli studenti che sono già a Cagliari e hanno già l'appartamento ma volessero cambiare appartamento, quali sono le regole per poter disdire o rescindere il contratto? Sempre solitamente viene previsto all'interno del contratto stesso che il contratto deve essere disdettato con un preavviso di 3 mesi da inviarsi a mezzo raccomandata. Il termine temporale semplicemente viene concordato dalle parti, può essere più lungo o più breve. Ci sono delle agevolazioni per i padroni di casa che stipulano un contratto? Sì, il contratto registrato, il contratto di locazione registrato, il proprietario di casa può scaricare il reddito, il canone annuale che percepisce ai fini IRPEF, può optare altresì per il regime della cosiddetta cedolare secca. In tal modo quello che viene pagato, la tassazione che viene applicata al canone di locazione, non si cumula con gli ulteriori redditi ai fini IRPEF, e quindi questo può costituire un notevole vantaggio. Può capitare che il padrone di casa non voglia registrare il contratto, che si fa in questa situazione? Capita spessissimo ed è uno dei motivi per cui abbiamo voluto istituire questo servizio. Cosa si può fare? Si può fare che dal 2011 c'è una legge che consente all'inquilino che ha un contratto in nero di denunciare questa situazione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione, un documento che è valido come contratto di locazione e che ha un regime particolarmente agevolato per l'inquilino che denuncia, cioè il canone di locazione annuale è il triplo della rendita catastale dell'immobile, per cui essendo le rendite catastali degli immobili in Italia molto basse, l'affitto mensile viene abbattuto anche dell'80-90%, e questo documento è valido per 4 anni e rinnovabile per ulteriori 4 anni. Voglio ricordare una cosa, lanciare un messaggio che molto spesso gli studenti e gli inquilini non sanno, che qualora la locazione sia in nero, chi è nella situazione di illegalità è semplicemente il padrone di casa. L'inquilino non versa in alcuna situazione di illegalità, nessuna sanzione può essere applicata all'inquilino, quindi è utile denunciare. Quali sono delle regole fisse per valutare un contratto? Ci sono delle regole? Il contratto, sì, ci sono delle regole. Il contratto è meglio
soprattutto affidarsi a dei modelli prestabiliti. Io in questo sportello ho predisposto un modello di contratto per studenti che contiene delle clausole protettive per lo studente. Quindi è meglio affidarsi a dei modelli che sono già prestampati e precompilati, oppure farlo sottoporlo a un esperto, a un giurista. Diamo i contatti per potervi rintracciare. Allora, l'associazione IU Sardinia, c'è un sito www.iusardinia.com, siamo anche su Facebook, mentre lo sportello di consulenza per gli affitti, vi è un banner nel sito dell'ERSU dedicato e la mail per contattarmi è ersuca.avserra@gmail.com.